A cieco, aspetta. Sì? Oh, quattro chiappe, dimmi tutto. Sì, tutto sotto controllo. Tutto bene. Siamo qua. Ok, te va. Ah, ho capito. Vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao, 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 ciao. E vabbè. Arrivo. Sì? Avevo palle secche, ciao. Per il colpo tutto sotto controllo, sì, non ti devi preoccupare. No, c'è stato solo un piccolo problema, ma l'abbiamo magistralmente risolto, sì. Niente, il ragazzo che doveva partecipare al colpo, c'era un incidente, l'ho magistralmente sostituito con un bravo ragazzo, sì. Beh, uno di famiglia, non ti preoccupare, comunque garantisco io. E sembra che sabato sera c'è stato un incidente all'uscita dalla discoteca. Correva, volava! Pensa che dopo l'impatto si è corsi appresso per 3 km che ancora saltava su airbag. Oh. E si era rippato un po' da tutto, poi si era preso un po' di pasticche e per ultimo si era bevuto pure un bicchiere dei Campari. Oh, a palle sì. Quando è arrivato il padre ospedale gli ha detto, ah, papà, non è che mi avrà fatto male il Campari. Hai capito? E sto ragazzi che se devono fare. Comunque per me già si faceva, sì. E al fine 4 chiappe, sì. Va bene? Ti aggiorno io dei sviluppi dell'operazione. Ciao palle sì, chiudo che fa corrente. Ciao, 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 ciao. E vabbè, e alla mia. Guarda se questa arriva, tiè. Non c'ho questa vibrazione. Oh, ma te vuoi sbrigare? Più di mezz'ora che ti sto aspettando. Perché mi chiami anonimo? Ah, non ti volevi far riconoscere? E mi chiami che mi chiamata, imbecille! Se attaccare al velo mi sembra in cieco, ma te vuoi sbrigare? Dai! Non mi volevo far riconoscere! Ma tutti io li trovo. Cosa ci fa una donna nuda a cavallo? Il purè, perché si schiaccia la patata. Ma guarda che ti tocca leggere, spendi i soldi. In Giappone è nata la bambina più brutta del mondo. Ah, come l'hanno chiamata? Soshita Nakakata. Pensa a quel povero genitore, invece di portarla in giro con la carrozzina ha messo in rotella la tazza del cesso. Questa soddisfazione, eh? Vabbè, andiamo via. Oh! Ma adesso arriva, è successo, eh? Scusa, in ritardo. Ah. Scusa in ritardo, che è più di mezz'ora che ti sto aspettando. Mica è colpa mia, è colpa di nonna. Ma che c'entra tua nonna? Mi ha detto, vamma a comprare le olive ascolane. E quanto ci vuole per andare a comprare le olive ascolane, eh? Arriva nei market. Ah, certo. E se ti chiedeva cioccolata svizzera, che facevi? Facevi valigia, no? Certo, bravo. Ma siamo un deficiente. Ma tu ti rendi conto che stai a far parte del colpo del secolo? Ti rendi conto o no? Del colpo? Del secolo. Noi tra un po' partiremo per Parigi, prima faremo un sequestro, poi partiremo per Parigi e estrapoleremo il codice da Vinci dalla Gioconda e diventeremo ricchi. Hai capito? Col codice da Vinci. E che ci famo col codice da Vinci? Non ho capito, tu mi stai chiedendo che cosa ci facciamo noi col codice da Vinci, eh? Ah, tu non sai che cosa ci facciamo noi col codice da Vinci, eh? Che ci famo col codice da Vinci? Ma guarda, ma tu stai facendo parte del colpo del secolo e non ti sei informato che cosa ci facciamo noi col codice da Vinci? Ma adesso, guarda, io non ho parole, ma al giorno d'oggi perché questa ignoranza che regna sovrana? Guarda. A palla sì, ma che ci devo fare noi col codice da Vinci? No, me ne sorto un dubbio, eh? Come? Ho capito, no, non me lo devi dire. Non me lo devi dire. Ciao. Che ti ha detto? E non mi ha detto. Comunque mi sta a far capire, cioè voi estrapolate, sì, il codice da Vinci, me lo portate a me, eh. E io vi do la cifra che abbiamo pattuito e praticamente siamo tutti contenti. Ok, detto, poi che vi frega a voi, che ce lo fa io col codice da Vinci, mi sembra pure chiuso. Ok? Oh, allora 500.000 euro, ma te rendi conto, entreremo in possessa con mediologo 500.000 euro, eh? E qual è la parte mia? È a parte, poi dico che sta preoccupa. È a parte la... Allora domani faremo il sequestro, ok? Sì. Con i soldi del sequestro potremo finalmente finanziare il viaggio per Parigi, va bene? Giorno, sì. Ok? Va bene. Allora, oggi è giovedì. Ok, per cui che faremo? No, domani è giovedì. Per cui che cosa si fa il giovedì? I gnocchi, beh certo. Quindi falli fare a tua sorella, poi mi raccomando, fagli fare una telefonatina, che mi ha chiamato al cellulare, che era tutta disperata, piangeva di rotto dicendo, ma perché ogni volta che mi scappa una puzzetta mi si gonfio le gambe? E che hai detto? Ha provato a levarti le calze, ma che gli devo dire? Certo. Volava tutta casa, sembrava indirigibile.
Hai capito? È distratta. Allora domani giovedì non faremo il sequestro lampo. Lampo va sì. Bene? Mi raccomando, puntuale, alle 9 puntuale davanti la banca. Devi essere insospettabile, irriconoscibile, invisibile. Ho capito. Va bene? Irriconoscibile, insospettabile, preciso. Allora, forza, facciamo un punto della situazione. Sì. Sincronizziamo gli orologi. Ok. Io faccio le 10:10, te? 5:20. Ma come 5 meno? Ambacile, c'è l'orologio alla rovescia, 5 meno 20. Ah, ecco perché, dicevo io che non c'è 61 sul calendario. Beh, certo, apposta il calendario che c'è, c'è come da del cane attaccato al muro, eh? Per staccare la paginetta che vengono i vigili del fuoco dalla finestra. Ma te rendi conto? E come si dice, 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 cenne, uno... E coglioni come te, c'è nessuno al cabarettismo, eh? No, vabbè. Ti faceva male, certo. Vai. Allora, sei pronto? Visto che ci stiamo preparando per il viaggio per Parigi, ho visto bene di premunirmi di una bella piantina. Ah, bravo! A saperlo prendevi una piantina di rose per nonna, gli piacciono tanti. Casomai carnivore, così te si mangiava a te e a tua nonna. Imbecille, la piantina è lo stradale. Ah, lo stradale della commessa, sì, sì. Bello, bravo. Bello. Che sta a fare? Che sta a cercare? Sto a cercare Neuro Disneyland. Ma tu sei proprio Neuro Disneyland, sei tu lo sponsor del Neuro Disneyland. Forza, sei pronto? Sì. Allora, mi raccomando, domani alle 9 puntuali davanti alla banca, va bene? Sì. E faremo il sequestro. Ci vediamo là. Davanti alla banca. Sì. Va bene? Mi raccomando, prima di arrivare davanti alla banca, passa sotto casa mia. Va bene? Va bene. Ok? E faremo il sequestro lampo. Lampo se piove. Sì, e se nevica siamo da strappo da Babbo Natale. Ma perché lo conosci? No, conosco la Befana, tu soci, la cammina a Cille, spiega. Ho capito. A Commediola, vai. Ah, ho capito, attento qua. Attento. Ma detta alle 9 puntuale o sono i 3:30? No, sono i 9, sono i 9. Insomma, quando arriva, dice che sono io poi. Oddio, ce la faccio più! Ma sono fatto 3 chilometri a piedi, ma sono fatto! C'è il cuore che mi batte così forte che i barboni si sono messi i tappi per sentirlo. Mi sta tornando su il cappone del Capodanno, mi sta tornando su. Accomodio. Che hai fatto? E te saresti quello insospettabile? Questo è un incognito. È un incognito. Davanti alla banca, te dobbiamo fare un sequestro con la calzetta in testa, ma chiami un incognito. Te potevi mettere il cartello, sto per fare un sequestro, no? No, quello ho messo sulla macchina. Come l'ha messo sulla macchina? Sì, siccome ho lasciato la macchina in doppia fila ci ho messo un bel cartello. Sto a fanze questa, la levo subito. Ma te pensa che te quando sei nato tu padre e tu madre hanno mandato tutti i telegrammi di scusa, te lo dico io, guarda. Mo chi è? Che? Sì? Come? Devo spostare la macchina? Scusi un attimo, scusa così per curiosità, certo. Ma che numero ci hai messo sul cartello? E tu? È il mio ci ha messo! Ma io te dico che c'è la scheda che più ti chiamano e più ti si ricarica. E il cervello ti si ricarica a te! Tu c'hai la testa così buona che se ti viene un piccione c'è farnito, te lo dico io, guarda. E guardi, adesso non posso venire, no, perché ho da fare con Life is Now, sì. Ho capito, mi rendo conto del disagio che gli sto recando, ma non può. Senta, faccia una cosa, faccia quello che gli pare, a volte lo sfascio, ma che cazzo me ne frega a me, ma che è la mia? Ta più, te la rompo, te la sfascio, ma che cazzo me ne frega? È a due. Come la mia, E certo. Ti ho detto ruba la macchina, a Roma ce ne saranno un miliardo e te! Ha rubato la mia, ha rubato! Cioè, chi è più facile? C'è chi è, no? Scusa! Ma che ho fatto di male, eh? Comunque, ti preoccupare con Simone del furto? Te c'è la testa così buona che se ti metti di a pipori che ne cascano dentro, te lo dico io. Che hai fatto di così geniale? Sentiamo, dai. Ho rotto tutto il parabrezza davanti. Ah, macchina nuova, una rata, ho pagato il parabrezza, no? Poi per sicurezza hai rotto pure quello di dietro. Ho fatto bene così non c'ho i spifferi, mi fa male la cervicale, imbecille. Ed era sufficiente che ne sa rompere lo specchietto laterale, che oltretutto mi sarebbe costato pure di meno, no? Bravo, così si capisce che siamo amici. Grazie, questa armonia è meglio che si capisce che siamo amici. E poi dattene una tagliola a quei sopracciglia, guarda che roba, sembra che c'è un processonale sulla fronte, qua. Sembra il nipote del barista di Kiss Milicia, ma rabbio! Senti, facciamo un punto della situazione, va bene? Oh.
Allora, adesso al 3 entriamo in banca, in fondo al corridoio, la prima destra ci sarà l'ufficio, all'interno dell'ufficio troveremo il direttore, sì. Prenderemo il direttore, lo tireremo fuori dalla banca, lo caricheremo nel furgone e lo porteremo in rifugio. Va sì, bene? Va bene. Ok? Il piano. Sei pronto? Sì. Allora, per cui ripete per piano a memoria, come se fosse l'Ave Maria, vai, ripeti. Ave Maria, piena. Non becille, no, come se fosse l'Ave Maria nel piano del rispetto. Ma come se fosse la mamma Maria in senso metaforico di una cosa che ripeti quotidianamente, per cui la sai, cioè, benissimo. Cioè devi ripetere tutto quello che ti ho detto io. Ripeti. Ah, è facile. Devi ripetere tutto quello che ti ho detto imbecille, io. Imbecille, non devi ripetere tutto quello che ti ho detto io, perché se devi ripetere tutto quello che ti ho detto io, perché se abbiamo fatto il capo di cosa l'hai fatta fare, sarebbe fatta la compagnia. Stai zitto! Tu ogni volta che parli, perdi un'occasione per stare zitto. Lo sai questo che cos'è? No. È il cervello tuo quando è gonfio, va bene? Sei pronto? Allora il 3 entriamo banca, va bene? Oh, l'unica cosa indispensabile di questa operazione l'hai portata, che risponde al nome di pistola? Ah, sì. Sì, 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 sì. No, sì. Meno male, l'ho meno portata, la pistola. L'ho portata, portata la pistola. Ha portato la pistola. Ecco la pistola, dietro. Oh, vai. Da sceriffo! Ma dobbiamo avanzare questo, mica una recita. Allora, la Befana, questa è la Befana! Che vuoi? E per scappare che ti ha dato la scopa, eh? Ma che c'è in testa? La forfora, che c'è in testa? Ti arrabbia con me, che io mentre stavo, mentre stavo aspettando, mi sono portato avanti col lavoro. E capito? Sentiamo che cosa hai fatto di così geniale. Ecco, quando nessuno mi vedeva, sono entrato. Da quando sei nato praticamente. Sono entrato in banca, mi sono guardato intorno. Col cappello a dondolo. E quando nessuno mi guardava con fare circospetto. Quello che fare? Circospetto. Ma quello è circonciso, quando uno viene operato esce così dall'ospedale. Quando nessuno mi vedeva, ho preso questo. Al numeretto! Beh. Certo, perché adesso non basta fare la fila per andare a pagare, ma devi fare la fila pure per andare a rubare! Si capisce, perché se c'è qualcun altro a farsi questo, io faccio, cazzo, questo è prima io. Ma perché? Perché? A me mi dispiace solo per questo povero cuore che tutti i giorni è impegnato a pompare sangue al cervello e poi da nulla usi. Ecco fatto. Non mi tratta male, che io sono un professionista serio. Te? Io ho fatto parte della banda della Magliana. E che facevi così tremendo, eh? Nella banda? Suonavi i piatti? Beh, sì, certo. Ma te ti facevano pure sparecchia, imbecille. E non mi tratta male, che... Pensa che quando sei nato male prendeva sassata la cicogna, te lo dico io, guarda. Non mi tratta male, che io sono stato un'incubatrice. Sì, chi vedi scuri perché tu male si vergognava, eh? Tu sei una comparsa rischia, rischia di far più a corpo a tuo padre e a tua madre, capito? Tu, lo sai che ha chiesto il libretto di istruzioni per darti la magna? Tu. Sei pronto allora? Sì. Altre entriamo, eh. Forza, deciso. Com'è, va bene? Direttore? Chi è il direttore? Il direttore lo riconosce, è l'unico che ha la giacca e la cravatta, va bene? Okay. Fondo, a destra, Entro. Ufficio, direttore, giacca e cravatta, lo prendiamo, lo portiamo fuori, lo montiamo sul furgone e lo portiamo a casa, va bene? Giacca e cravatta, vai. Ok? Cravatta e giacca, perfetto, vai. Giacca, cravatta. C'è la cravatta solo, la giacca solo, non è che fa giro con l'armadio la mattina. Dobbiamo fare una rapina a banca, non su una bancarella, lo capito o no? Era per ripetere il piano, capito? Giacca, allora al 3, eh? Sei pronto? Al 3, sì. Uno. Sì. Due. Aspetta un attimo. Qual è a destra? Con quale mano scrive? Ah, io scrivo al computer, con tutti tu scrivevi al computer, perché io adesso le strappo a manine, te ne lascio un dito solo, te lo infili dentro il naso ed eviti al cervello devate, va bene? Questa è la testa, perché tu la tieni ben alzata, non perdere mai di vista quella cosa dell'occhio al palmo della mano che ti farà da segnale per la testa, e te ne detto, non perdere il palmo della mano, prendere al direttore, segui sempre il palmo della mano, esci fuori, lo carichi il furgone e ci andiamo. Mi raccomando, la mano sempre alzata, segui il palmo, va bene? Oh. Questa è la testa, non ti puoi sbagliare. Guarda. Come punto di riferimento c'è il palmo, occhio, coda, coda, occhio, coda, occhio, coda, occhio, de gatto. Che è mo? Ma non mi vedi? Ma che stai giocando a nascondino? No, dico, se guarda la mano. Io sono sicuro che te a nascondino da ragazzino non ci giocavi mai, lo sai perché? Perché? Ma chi cazzo te veniva a cercarti, eh? La protezione civile, quando tu me l'hai fatta la telefonata perché ero spasmarito in mezzo al bosco, poi ti hanno ritrovato attaccato all'albero che facevi 4.751.857! Ma te la residenza sull'albero che ci hanno prende, hai capito? Alza quella mano, sei pronto? Tenga la mano su. Tenga la mano su, vai, tipo, sei pronto? Tipo pinna de squalo. Tipo pinna de squalo, sei pronto? Adesso entriamo, eh? Posso fare lo squalo? Fa squalo. Posso fare la musica dello squalo? Fai la musica dello squalo. Questo che è? Lo squalo col ciuffo, che è? Squalo matto, fratello de cuore. Inizia così. Inizia così e finisce che se lo magna. Sei pronto? Sì. Altre entrambe. Eccolo. È un squalo, da mangiare il microfono. Sei pronto? Sì. A tre, Uno. Aspetta. Poi dica il tuo? È mio, sono io. Il sono io. È mio. Ma perché te guarda da giù il microfono e ti calti il culo? No,
È tutto collegato? Tutto collegato. Ah. È finito. È finito il microfono. È finito. Squalo. A tre, uno. Sì. Uno. Sì. Due. Sì. Tre. Chi è? Un euro a testa. Chi è sto rumore? Chi? Sento come un rumore strano, che? Lo sento pure io. Chi è? Un rumore metallico, che? Pure lo sento vicino poi. Ma che? Lo senti? Vicino. Ma figuro, vicinissimo. Vicinissimo. Ma a distanza di un avambraccio proprio. Nel palmo di mano. Ma te rendi conto come t'hanno costruito a te, eh? A te il sistema nervoso c'è la frusta t'hanno fatto. Lui c'ha l'indice e il pollice che fanno come cazzo gli appare, il cervello se ne accorge. Te rendi conto? Anticchio. No, Anticchio, tu sei un difetto, sponsor ufficiale di difetti. A te anagrafe a matita ti ci hanno scritto, te lo dico io, guarda. Sei pronto? Sì. Altre entriamo, eh? Uno. Sì. Due, tre, sì. Forza, aspetta! Fermo! Oddio, che è successo? Non mi dica la polizia, c'ho paura, chicco! Fermo! Fermo! Fermo, non ti muove! Girati! Non ti girate là che ti vedono! Girati qua, non ti girate qua, ti vedono pure di qua! Girati via, gira solo la testa! Ma che sta, ci mette a Harry Potter che gira solo la testa, oh! Eh? Quello è gufo, non è agile! Ma che stai a fare, imbecille? Sono io! E ti ho riconosciuto che sei lì, eh? No, che non mi volevo far riconoscere. Ma chi te vuole riconoscere a te? Chi te vuole riconoscere? Sei pronto allora? Dico, potessi contare fino a 6. Perché fino a 6? Perché fino a 6 mi concentro meglio. Tu sei già concentrato, forse sentiamo che sta lontana la quarta girata. Guarda, cerca il direttore! Direttore! Dov'è il direttore? Fermo! Giacca! Cravatta! Dov'è? Direttore! Seguimi. Vieni. Non c'è pericolo, siamo arrivati. Oh. Non vedo niente, che è tutto buio. Non ti preoccupare, non c'è pericolo. Attenta alla trave. Dove? Hai vista? No, senti, lasci due. Attento perché ce n'è un'altra, eh. Aie. Ecco, ho preso pure questa, così mi sono lavato il pensiero. Vieni. Adesso sono finite, poi segui. Mamma mia, che travata! Segui il sentiero luminoso. Ben entrato l'occhio, ben entrato! Riesco addirittura a leggere la marca della maglietta da dietro! Imbecille, mi ha dato una lampadina senza batteria, guarda, fa solo ombra. Ma quello è risparmio energetico. Ma risparmia del cervello, da imbecille! Ma che è sta puzza? Oh! Ma che? Ma c'è una colica? No, quella è colica, è il baccalà. Che sono questi cosi appesi, i pistrelli? No, questi sono i baccalà. Aspetta che accenda la luce. Ma dove ho portato? Ah, accenda la luce. Oh. Che sono questi cosi, bacca? Questo è il baccalà, questo Madonna, è il Madonna, senti che roba. Ma canzone di babbo, questo è il baccalà di babbo. E qui i salsi dentro quel barattolo che cosa sono? I cecci di babbo. Ah, i cecci di babbo, questo è il baccalà di babbo, sì, questo sì. È il rifugio sicuro. Il rifugio del babbo, guarda. Ma c'è la frigorifera. Beh. Tutto del babbo. Scusa, l'unica cosa che non è di babbo, che non vedo, il direttore della banca, dove sta che non lo vedo? Eh? Ah, il direttore l'ha lasciato nel furgone. Come l'ha lasciato nel furgone? E tanto c'hai le chiavi. C'hai le chiavi? Senti, imbecille, io la prendo il direttore, tu intanto contatta la famiglia. E ricordati che in questo mestiere bisogna saper venire pure al buio, imbecille! Attenta alla trave! Sci tua! Ritacci tua! Contattare la famiglia. Pronto? Babbo? Ciao, sono io, Gaudenzio, come va? Sì, ciao. No, abbiamo preso il furgone perché Roma l'ha lasciato. Sì, si è fatto portare via la macchina. Che scemo. Sì, senti, c'ho bisogno di soldi perché mi è finito la scheda, sì. Mi sono finito di soldi. Aspetta un attimo, scusa. Oh! Ma che fatto? Ti hai staccato il sedile? Ma tu mi devi dire come si slacciano queste cinture di sicurezza! Ho dovuto slacciare il sedile del furgone del babbo! Shh, zitto un attimo. Allora, portami subito i soldi. Ah, non puoi? Vabbè, mi porti dopo, lascia aggiornare una bella busta con un mio Gaudenzio, perché? Pronto! Guarda che mica sono il chirichetto che ti ha appena chiamato, eh! Io se vengo a te lo fuoco a te a tutto il palazzo e se mi avanza la benzina per abbiare il caffè a Napoli, capito? Io ti sgretolo, ti ciancico, ti smolecolo, ti... Ah, ma sono come mica ho riconosciuta! Tutto bene, tutto a posto, sì, stiamo qua, rifugio, sì, complimenti, bel laboratorio, eh! E certo che le ho visti certi esemplari di baccalà, poi specialmente per il figliolo!
glielo passa subito, Soracu. Un saluto a Sara Laura, arrivederci, arrivederci. E Soracusto? Che dice, che dice? Che sei imbecille, ti ho detto contatta la famiglia, ha chiamato tuo padre, ha chiamato. Ma perché? Ti dispiace se ci parlo un attimo? No, fai con comodo, io intanto porto le chiostre al pupo. Vieni piccolo, diamo le chiostre. Ma te vuoi muove? Babbo, babbuccio, babbetto, babbino. Io me lo voglio pippar, baccalà, me lo voglio pippar, baccalà. Mi sa che è meglio che attacco. Me sa. Che fai, attacchi te? Attacco io? Non attacco io tutte e due al muro, sì, come due lenti a contatto. Vabbè, proprio. Ciabba, ciabbe, ciabbi, ciabbo. So forza questa con te le tabbis, ciabbi, ciabbe, ciabbu. Ma da dove uscire a te, eh? Insomma. Insomma che? Che? Adesso è freschetto e fa. No, ma se no ho sentito, no, ho visto. Però del resto certo, è fine d'estate. Facciamo le considerazioni che abbiamo le polizie alle costole, noi che ci frega, parliamo del freddo, no? Ma che ci frega? Certo, fa freddo, non ci stanno più le stagioni di una volta. Bravo. Guarda laggiù che poi, guarda, 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 un nido d'elefanti, guarda, guarda, guarda. Ma perché? È periodo? È periodo! Ah, macile, ma te vuoi muove? Bisogna contattare la famiglia, sbrigati. E come faccio? E come fai? Ma quanto sono i froietti da questo? No, hai dato due goccette. Due goccette, questo è un gavettone di Valium, gli ha fatto. Guarda, no, che roba, se due schiaffetti si riprende. Due schiaffetti, sei da magazzetta, come sveglio io, forza da. Vabbè, tutto io devo fare. Sei proprio un idiota, guarda, tutto io devo fare. Certo, per portare la calzetta avrei fatto un corso di culturismo, eh. Mamma mia. Direttore, direttore della banca, direttore della banca. Giacca e cravatta, perfetto. Oddio! Che? Oddio, un respiro! Che ha fatto? E si soffoca! Che sta succedendo? Ma andate a prendere queste calzette, non respiro! Niente, sono di mia nonna, sono bevute varicose! Uccido dalla nonna! Guarda che fanno bene, riattiva la circolazione del sangue! Oddio, aspetta, Dio. Direttore, direttore, sveglia, sveglia, Dio, sveglia, direttore, 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 sveglia, su! Oddio, ma ho visto un faccio, sono rovinato, imbecille, ma lo sveglia, mettiamo in giro! Finta allora, Vierce! Ma mi ha preso per una foca che mangia il cecio, imbecille! Ma che ne sa che siamo due rapitori? Può pensare che siamo due che lavoriamo qua? Sì, no? Che fanno un giro con la calzetta in testa, ma ne senti la puzza del baccalà, vero? Oh, Romolo! Ma chiamata per nome, Romolo, io questo l'ammazzo, lo scorso. Che devo chiamare? Il cognome? Stoppone. Stoppone, ma... Stoppone, sì. Fai la fotocopia della carta intera, così se può fare la denuncia, ce l'ha legata, no? Imbecilli! Ma perché lei ha capito che siamo due rapitori? No, ha capito che stiamo a fare macchie di promessi sposi, che bravi di Don Rodrigo, no? Senta, cortesemente, noi avremo bisogno del numero di telefono di casa sua per poter chiedere i soldi del riscatto e con quei soldi andare a Parigi. Non capisce? Lui? Che dice? Dice Voglio provare a indovinare? È l'iniziale imbecille. Ma come puoi pretendere che possa parlare? Ma non lo vedi che è imbavagliato? Ah, perché imbavaglio? No, che pensa che era a ricammetto dalla barba, eh? Io pensavo che i baffi si erano dati. Tu non devi pensare, tu ti devi autodistruggere da sole, capito o no? Guarda che la gente è strana, La gente, eh? Vabbè, la gente sì. Guarda te, con che si pettinano col fono oggi, eh? Senta, cortesemente, avremo bisogno del numero di telefono di casa sua. La figlia della vignotta! Che ha detto? Se tua madre c'ha la ricotta. Che ci devi fare la ricotta? Quello che ci avrebbe dovuto fare tanto tempo tuo padre. Se invece andare a letto con tua madre sarebbe mangiato un chilo di ricotta. E poi era una bella colica, passava la notte al bagno e io quest'ora l'avevo conosciuto un Teletubbies. Hai capito? E poi come famo? Come famo? Perquisiscono, ci avranno un'agentina, un punto di riferimento, un cellulare, qualche cosa ci avranno. Sì. È un direttore di banca. Pippilitico, ti ho detto perquisiscilo, non massaggialo. Perché se in televisione partono da là. Mo massaggio io, me t'assaggio tutto. Zitto, 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 zitto. Che? Zitto, zitto, zitto. Zitto, zitto, zitto. Zitto, zitto. Zitto. Ah, qua sento qualcosa, eh. Sì, 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 sì. Sento, sento, eh. Beh, più ti avvicini alla sala giochi, più sento. Ah, senti, senti, senti che c'è, senti che c'è. Senti che c'è? Forse un agendì, un agendì. Etichete! Etichete! E stava qua e mo sta qua. No, non sei proprio. E stava qua e mo sta qua. Hai capito? Stava là e mo sta qua. Stava là e mo sta qua. Mazza questo che naso che c'ha, guarda che roba. Bella, eh? Questo mi sa che il Viagra se lo pippava, guarda che roba. Guarda che narice, ogni caccola è kiwi, eh? Sei buono, piccolo. Cerca il numero, sbrigati! Argentina, eh? Che? Sei rotta? Rubraiga. Pura che? Rubraiga. Imbecille, non si pronuncia, si legge come scritta, rubrica, ovvero Argentina telefonica qui interno. Sono contenuti i numeri telefonici in ordine alfabetico. Rubraiga, rubraiga. Pensavo che era in greco. Ma tu non devi pensare, non te la devi rischiare, non devi pensare. Rubriga. Forza, cerca il numero telefonico. Allora, forza. Antonelli, Alessandro, Alessandro sta? Antonelli. Sono contento, sì. Beh, certo. Allora, Badalamenti, ah, c'è pure Badalamenti, sì, certo. Sì, sì, sì. Non ti ho chiesto di fare l'appello, imbecille. Devi cercare il numero di casa. Casa sua! E dove lo trovo?
Si presume che, essendo in ordine alfabetico, il numero di casa uno scrive la C, che la C comprende C di casa, una casa formata dai mattoni, dalle finestre, dalla porta e dal tetto, tutto raccolto in una C, C di casa sua, C sua abbreviato, C di casa sua, C sua eppure C tua, li vuoi cercare? Che? E se c'ha la villa? E se c'ha la villa, se c'ha la piscina, per telefonare che si mette la maschera con le pinne? Cerca, cretino! Ah! Che? A lettera. A lettera. Ba 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 be 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 cacacà. Da mo che cacacà. Da mo che mai cacacà. Cerca qua. Casa mia. Vai, perfetto. Cerca, dai, casa mia. Dai. E mi hai sbagliato. Perché hai sbagliato? E mica il numero di casa mia questo. Imbacille! Casa mia si presume perché è la sua, non è la sua perché è la tua, ma è la sua perché è la mia. Casa mia è la sua, non è la tua, se è la tua è la tua, ma casa mia è la sua, non può essere la tua, perché quando casa mia è la mia, è la sua, è la sua. Casa mia è la sua, non è la tua, perché casa mia è la sua, non è la tua. Casa mia è la sua, non è la sua, ma casa tua non è la tua, per cui casa mia è la sua e casa mia non è la tua. Casa mia è la sua. Occhio! Oh, hai capito? C'è nessuno in casa? Sei comprato casa mia? Hai saputo un affare ha fatto? Io me la voglio pippare baccalà, me la voglio pippare baccalà. Però ci sono rimasto male. Ma da quando sei nato te ne sei rimasto male? A te tu madre non la spingeva la carrozzina quando ti portava a spasso, la tirava così. Ti compare un ciuccio così grosso per evitare le fatte avere la faccia. Ma che segno sei? Devo scarabocchio, che cazzo di segno sei? Telefono, va. Non ho capito che mi stai chiedendo. Tu dico telefono. Non mi metti a mani addosso? Tu. Ah, tu. Non io voglio solo ricordare che te due, io sono la me? Mi dai un aiuto? La me? Aiutino? La me? La inizia con M e finisce con ente. La me? La mentuccia! La mentuccia, certo. E te sei il carciofo, insieme a papà, un bel piatto romano. Anche io sono la mente, per cui tu sei il braccio. E con che lo tieni il cellulare? Col braccio. Per cui telefona. Hai ragione. Forte. Non ho fatto di male con fatto. 06 99 32. Che è successo? Chi? Sentito come un rumore, un'interferenza. No, cosa? No, tutto a posto, prende bene, tutto a posto. Al terzo numero faccio sempre gna. 06 99 32 gna. Che? Hai fatto un'altra volta? Chi? Come un rumore, un fastidio, un disturbo. No, guarda, te lo faccio piano. 06 99 32 gna. Scusa, ricomponi poi gli ultimi tre numeri. Allora, 06 Ma che c'è? Il prodotto collegato al tacco della scarpa? Lì? No, faccio così per non farti capire gli ultimi tre numeri. A me non mi fa capire gli ultimi tre numeri, con me! A privacy! A imbecille, ma se te dà telefono dici, mi raccomando, chiamami e ti do il numero telefonico 3577, gne. Come cazzo fa a chiamarti, eh? Se sta male l'ambulanza come chiami, invece di fare 118 fai 1, gne, eh? Ma te vuoi muovere? Ma l'ho fatto le male io! Che ho fatto le male io! Squilla! Ma no, strano, guarda! In genere quando io telefono dall'altra parte mi fanno un documentario sulle formiche del forno, sai? Squilla! Ecco, meno male! Squilla! Pronto? Buonasera, come va? Scusi se la disturbo, io sono Gaudenzo da Roma, lei? Dove sono? Ah, capisco! Pronto! Guarda che abbiamo appena sequestrato tuo marito! Se non ti sbrighi a portarci più di un milione di... Pronto! Come capisco? Ma che sei? Ma non ti rendi conto? È in ballo la vita di tuo marito. Te non sai ballare? Ma chi sei? Chi? È il filippino. Ambecille, mi passi al filippino. Hai sposato lui, Fungiton. Come si chiama? Fungiton. Ah, fungi dopo! Passami la signora. Come c'è? Non c'è la signora? C'è. Pronto! E che sta a fare lui? Ma attaccate al telefono! Starà a pulire! Ma ha detto sto spolverà, ma attaccate al telefono! C'è da pulire, c'è da fare, c'è da pulire! Io non sopporto mia moglie, pensa se sopporta il filippino, sai mia moglie che fa tutto il giorno! Dammi una mano spolverà, dammi una mano spolverà! E io ho detto scusa un attimo, polvere eravamo, polvere torneremo, per cui che cazzo pulisco a fa? Ho sbagliato! E ma mi fa parlare col filippino, mi fa parlare! Ma che ti ha detto? Ma fa cognogno, che brnogne! Che bene? No!
Che vuol dire? Come do? Sì! Che vuol dire? Ma che ne so che sono filippino io? No, no, beh, se... Forza, cerca un altro numero, sbrigati, dai. Cerca un altro numero. Forza, sbrigati. E mo vedo che. Ci sono dei biglietti da visita, guarda questi numeri, no? C'hai giù, c'hai giù, giù. Forza, dai. No, 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 ma non è la sorella, la sorella, la sorella. Che ne sai caso? È morta. È morta? Eh sì. Madonna, uguale, c'è suo naso proprio, c'era sfatata da ragazzini. C'è stai il fratello con i figli. Ah, beh, per rispetto, hanno seguito tre certo, dice, beh, chi qua? I vicini di casa, pure i vicini di casa, sono morti come appena sotto, si ammazzano uno che cacca. Ma come capo solo il condominio, ma fa'ancora. E cosa si sono ammazzati? Certo. Il portiere? Pure il portiere, ammazza con tutta la guardiola, questa è morta, guarda che roba, te. Poi c'è stato quest'altro, non so, sarà un vicino, che so. Che? Eh? Ah, questo è un altro, questo. Ecco, sì. Ma che c'ha l'arbo da mani di defunti, le fammi capire. Aspetta, c'è questa che c'ha una data sola. Tutta eccola, vai, bravo, ma certo. C'è una data sola. E se avete che andare a fare provini per l'abito, come si chiama? Ada. Ada Morin, non ti preoccupate, ha messo il telefono. Esatto. Chiamo io, sbrigati, vai. Chiamo io o chiami te? Chiamo io, dai. E il cellulare? Ma no, scommetti che era la macchietta del caffè. No, questo dico il cellulare. Vai, dimmi il numero. Ti dico il numero? Sì. Scrivi allora, eh. Vai. Sei scrivi. Pronto? Do telefonare, scrivi. C'hai la penna? Allora, scrivi. Io me lo voglio mangiare, baccalà, guarda. Scrivi. Dai. Allora. Sì. Tre. Sì. Tre. Sì. Tre. 3 4 che? 4 aspetta, scusa, hai detto 3 poi sei riposato, hai detto 3 no, aspetta, poi ci ha pensato, ha fatto pure 4 no, perché se faccio ma sono 3-3-4 o sono 3-3 poi 4 no, perché se io dicevo 4 vabbè, lo dico prima allora, dillo tre. Prima allora, aspetta un attimo. Vai. Dunque sì. 3 sì. 3 sì. Sono 33 no? Sono 3-3 sì, ok 3-3 e poi sono altri 3-3 quindi sono 4-3 sono 4 3-4-3 3-3 4, senti, ce ne metto 5, 3, 3, 3, 3, 3, poi parte 4 ce li faccio entrare, parte 5, intanto 2 ce li butto in mezzo, 4, 6, ma la 9, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, eccolo qua, un 9, 4, 0, li chiudo tutti dentro il cancelletto così non scappano, tiè, vaffanculo, me lo chiamo, tiè. Pronto? Abbiamo sequestrato tuo marito, se non ti sbrighi, pronto? Ma chi sei, oh? Avvungi dopo, ma rispondi sempre a te, oh? Ma che hai fatto, un concorso d'avviso di chiamata? Eh? Come? Fuggi. Dice che la signora non c'è, è partita, non vuole essere disturbata, ha lasciato il cellulare accesa. E te che sei fa? Ah, ho capito. Allora, buon lavoro, Fungi, buon lavoro. Che fa, che fa? Te stare a ripulire casa, ma in tutti i sensi, direttore. Hai capito? Bravo, pulisce tutto. Hai capito, bravo. Fungi, dopo, eh? E come fa? E come fa? E che fa? Famo che? Che fa? Ah, famo niente. No. Ah, gli chiediamo a lui il telefono dell'ufficio. Bravo, te sei un genio, vedi, vedi. Vedi, vedi, è morto, sbaglio. Chiediamo il genio dell'ufficio. Allora, vai. Senti un po'. Sì. Senta, cortesemente, il numero di telefono dell'ufficio. Osio della Migliotta! Ecco, da ancora con sta ricotta. E beh, quando la roba è buona uno ci ritorna, no? Ma che ce ne fa con tutta sta ricotta? Ma io sto sparando mica in banca! Un ladro! Hai preso un ladro, un imbecille, non è mezza che stiamo a perdere poco un collega! Oh, ma hai detto te, in fondo a destra! E quella a destra, oddio, sono rovinato, mo che io dico a palle secche che c'è i soldi per finanziare il viaggio per Parigi, ma io che ce faccio? Con sto baluffolo dei capelli, eh? Vabbè, la soluzione ce l'ho io, scusa. Ma ce l'hai te, ce l'hai? C'ho avuto un'idea, dimmi sta stronzata prima che te va in peritonite, dimmela! Ah, senti a me, noi prendiamo questo qui di... Baduffolo! Baduffolo! Che cazzo dici? No, l'ho fatto così, mi è rimasto mezzo baduffolo a mare. Niente, baduffolo. Fai due o ti trapianti, picchio. Se fa l'acupuntura col naso, vedi? No, ma c'è qua. Ma il naso lungo te sta a mangiare la frappa, che cazzo è questo? No, dicevo, baduffolo, no? Baduffoletto, dai. Se ne famo presto, prima dell'1 e mezzo, riportiamo in banca, baduffolo finisce di fare la rapina, ci dice chi è il direttore cortesemente, insieme viene il direttore, lo riportiamo qua e chi si è visto, certo. Cominciamo da capo. Chi so io? Me devi dire chi sono io per te. Te lo posso far dire al collega, eh? Prego. Confio della Mignotta. Ecco, a te. Confio della Mignotta, ecco. Is a little song I wrote. I want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Every night I sing a song. Grazie. When you worry, forget them. Don't worry. Be happy. Be happy.
mi toccare. Non mi devi toccare. Mamma mia, che te odio, non mi toccare, te odio. Oh, come sei pesante. Mi hai rovinato. Non mi devi toccare. E chi te tocca? Che è l'aria tua? L'aria è mia. Guarda, questo è fighissimo, frecce tricolori. Madonna mia, perché? Onda. Ola. Me l'avevi toccato, ho detto. Mamma mia, e fammi il sorriso. Metti giù le mani. Ma sei triste, sei triste. E dammi il 5. Fai adesso che gli dica a palle secche, che gli dica a palle secche, quello che serve i soldi per partire in Parigi, se vuoi rovinare. Ma chi è sto palle secche che non ho mai visto io? Sta zitto, non mi stavo rovinando. Ma come sto? Ma io come faccio adesso? Sa pensare che è palle secche, ma che te frega a te? Manco io conosco palle secche. C'è un contatto telefonico, va bene o no? Io adesso che faccio? Ma è saltato il sequestro, che faccio? Con quali soldi ci vado a Parigi? Ma dove dopo, sei visto? Dopo un assoldato, la criptologa che potesse leggere il codice da Vinci, invece che siamo qua, io te, cesce e baccala. Come? Ti sembra che stai un reality, eh? Io li odio i reality, non li devi nemmeno nominare. A me piacciono tanti reality. Finiscono più sti reality. Perché? Guarda l'ultimo, te, ci hanno messo più di 40 anni prima di farci il provenzano dalla fattoria. I reality! Com'è? Ma che famo? Ma tu ti sei fissato con sto codice da Vinci, senti, però, tu devi stare zitto, non lo devi nominare il codice da Vinci. Guarda, io so tutto del codice da Vinci. Lo sai, e beh, certo, sì. Ma adesso lo sa, prima non lo sapeva, adesso lo sa. E certo, lo hai so. Hai studiato? Perché... No, non ho studiato, ho visto il DVD. Hai visto il DVD? DVD? E che cosa hai capito del DVD? Il DVD? Allora c'è stava uno con spolvino nero che sparavano e scherzava tutti quanti i proiettili e faceva quello è Matrix, imbecille! Matrix? Ammazza mentana quantomeno, Quello lo sai, a fine spettacolo torna in disco, raga, fa il buttafuori, lo sapevi? Scusa, me una curiosità, ma chi ti ha venduto questo DVD? Ciccio. Tu ancora compri DVD da Ciccio? Perché? Quella è Zola! Io una volta c'è una serata un po' piccante e ho detto Ciccio, dammi un DVD underground. Sai che mi ha dato? No. Una svedese tutta da montare. Beh, bel porno svedese. Ah, bel porno. Mi sono pippato 3 ore, devi distruzione di Ikea, bel porno me lo chiami. Ah, svedese. Fai adesso che fa adesso, che gli dica a palle secche. Vabbè, ma annaggio il problema lo risolgo io, scusa, Te? Lo risolvo. Perché ti ammazzi da solo così da fastidio a nessuno? Lo risolvo, vabbè, non fa niente, c'ho io la soluzione. Te? Ecco, sì, perché è molto semplice, oggi che giorno è? Venerdì. Bene, venerdì che si fa? Cece e baccalà. Noi vendiamo i cece e baccalà e con i soldi di cece e baccalà andiamo a Paris. Andiamo a Paris. Risolvo. E quanto dovessi vendere un per accimolare la giusta somma per partire per Paris, Un chilo solo. A chilo del baccalà? A quanto? A 7.000 euro al chilo. Ci sarà la fiera te fuori, no? È certo, a 7.000 euro al chilo, vero? Vabbè, chilo, chi è mezzo, scherzo. Che? Che? Posso entrare? Ma chi? Sarà la cliente. Io sono Pamela Stewart. Sì, Pamela che? Pamela? Ah, Stewart, Pamela. Come all'Italia. Sì, fa bene se ha parcheggiato bene, lei ha un doppia fila, signorina, c'è bro. Bella gnocchetta però. Non ci faccia caso, fa parte del baccalà, lo sponsor. No, dicevo che... Buonasera, signorina, salve. Mi dica sì. E sto qui per rispondere all'annuncio. Scusi, quale annuncio? Come, scusi, non cercavate la criptologa per il colpo del secolo? Quale annuncio, scusi, faccia? Guardi, sta scritto qui, Cercasi criptologa per l'annuncio. Col numero mio! Adatta annuncio! Scusi, chiedo conferma un attimino qui all'amico. A lui, 2 secondi e torno subito, non si preoccupa. Giusto al tempo per decidere con quale mano posso strozzare, capito? Un secondo. E mischio, quello che esce! Ambacille! Ma me sta annuncio tutta la giornata! Ci ho messo, cercasi criptologa disposta a delinquere. E metti caso che. Era il segreto tra me e te? Ma io ci ho messo trattative riservate. E metti caso che è un poliziotto. Non è possibile. Perché? Ho messo a sedersi per di tempo a poliziotti. Io te sgretolo, imbacille! Tutto calcolato. Signorina, io la ringrazio della sua gentile e cortese disponibilità, ma purtroppo devo darle una notizia. Avremmo dovuto fare un sequestro che con i soldi guadagnati potevamo finanziare il viaggio per Parigi, ma purtroppo il sequestro è andato a buon fine grazie a questi imbecille dei baccalà. E allora dobbiamo rinunciare a questa impresa. Ma guardi, avremmo certo avuto bisogno di una criptologa come lei, ma purtroppo. Ma guardi che non c'è assolutamente problema, perché il colpo lo finanzio io. Lei? Sì. Cioè, lei sarebbe disposta a finanziare il colpo? Sì, 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 sì. Lei è disposta a finanziare il colpo? Ah, finanziera. Sì, finanziaria. Dica, guardi, signorina. Sono stata veramente fortunata ad aver letto l'annuncio. Sì. Perché sa, ho studiato anni e anni. Sì. E poi mi ritengo una ragazza in gamba. In gambissima. Poi è sempre stato il mio sogno, quello di trovare
e interpretare il codice da Vinci. Sì, codice da Vinci. Sì. Perché sa, nella mia vita non mi sono praticamente occupata d'altro, certo. E questa per me è un'occasione unica, sì. E vale la pena rischiare. Sì, rischiamo, sì. Ma voi lo sapevate cosa si nasconde e cosa si cela dietro al codice da Vinci? Celano. Sì. Eh sì, quali sono i misteri e quali sono i segreti che si nascondono dietro al cenacolo? E poi tutto quello che c'è e che si nasconde dietro al grande mistero del Santo Graal. Ciacco te, eh? Che? Matrix! Signorina, scusi, mi era caduto un bottone. Diceva, scusi. Io stavo dicendo. Dicevo, se lei saprà sicuramente cosa si nasconde dietro la Gioconda. Come stavo a di poco fa. Tutti i segreti. Dietro al muro! Bravo, bravissimo! Sì, bravo! Il muro, sì! Bravo, un muro pieno di segreti, certo, no? Che certo. Se venisse abbattuto cambierebbe la storia del mondo. Certo. Ecco, senti, ma siamo solo noi a fare il colpo. No, perché qui servirebbe gente qualificata, gente cinica, gente fredda, che non si lascia spaventare da nulla. Dottoressa, ho il piacere di informarla che la mia banda suona il rock. È una battutina, tanto per sdrammatizzarla, con tutte queste informazioni mi ha fatto venire ansia, capirai, gli asilo, andavo a ripetizione, a me mi dice questa cosa, che cazzo. Dopotutto io sono il capo della banda, io nella mia vita ho avuto grandissime esperienze, ho fatto di tutto, una volta mi ricordo che ho sedato una rissa con un dito solo. Mazza, come hai fatto? Ho telefonato alla polizia, ma che cazzo, ma frega mio. Ho fatto anche il bagno di salvataggio, mi ricordo una volta ho salvato una femmina e quattro persone che si stavano affogando, padre e madre con due ragazzini, l'ho salvati con una mano sola. E come hai fatto? Gli ho detto, quando cazzo andate che era appena bagnata? E adesso sono qui a capo di una banda di gente cinica, gente cattiva, gente preparata, gente professionale, gente all'altezza della situazione. Allora, buonasera. Chi è? Piccolo. Sono stato dal meccanico a truccare la macchina per il culo. Ah, che macchina hai preso? Amini. Che io ho fatto? Io ho abbassato la testa. Eh certo, perché sennò per salire ci serve uno sgabello regolare, no? Vabbè, buonasera, io sono Pamela Stewart. Buonasera, Godzilla, mi scusi, la voce è un po' bassa. La voce è un po' bassa, ma adesso è tutta a norma, non si preoccupi. Lei è la criptologa. E lei che ha risposto all'annuncio. Ma te che ne sai? Ho messo io il manifesto. Come ho messo i manifesti? Sì. Ma messi per terra si manifesti, eh? Vieni qua, sì. Senti a me, è una cosa bellissima che ho fatto, l'ho fatto io quasi, dei manifesti 6 per te che ho scritto così, volete diventare delinquenti? Chiamateci, il numero 2, e poi tutti quanti i cartelloni per strada, tutti per te. E poi pensa che non manco pagati perché ho trovato sponsor. E chi è sto deficiente che ha sponsorizzato questa impresa? Babbo. E beh certo, ci ha messo pure lo slogan Babbo, baccalà da 3 generazioni. Compresa l'ultima, la tua, è ben regolare, certo. Vabbè, siamo tutti, possiamo cominciare. No, veramente non ho col fatto di andare in Francia. Avevamo pensato di assoldare una persona che potesse parlare benissimo la lingua del posto, ossia il francese. E questo è stato un compito che ha, diciamo, svolto Gaudenzio. Sì, è vero. Finisce dei pimpassi di ceci, può essere, no, che porterà qualcosa. Ma avete riuscito nel ceci in equilibrio. Sì, ho chiamato uno fortissimo, si chiama Jean-Luc. Chi è? Jean-Luc, è parigino proprio. Parigino, dice che è parigino, tu conosci Gino? No, è parigino proprio. Ah, è parigino, lo chiamo? Chi è? Jean-Luc. Ecco qua. Quazza Jean-Luc! Ma questo è quello che abbiamo sequestrato erroneamente in banca! Ma no, zitto, sta passando per periodaccio. Lui, eh? Beh, certo. Sì, perché la moglie è fuggita con fuggiton. Hai capito? Orta che ha ripulito casa, ti ha ripulito pure la moglie, Ciccio, beh, certo. Però non ti preoccupare perché ha parlato francese, parla benissimo, eh? Davvero? Vuoi sentire? Beh, ma certo. Fa provino? Sì. Proviniamo? Allora, senti un po', fai sentire come si dice buongiorno. Bom bom. Come si dice sono arrabbiato? Bom bom. Sono allegro? Bom bom. Sempre così. Sono triste? Bom bom. Vedi? Sa tutto. Mazza di madrelingua proprio, eh? E poi è facile parlare lingue, no? Perché se vai in Francia ci metti la R moccia, la. Se vai in Spagna ci metti la S alla fine e se vai. Che ne so, se vai a. Se metti a V davanti. E dove vai? Vai a fanculo, eh? Però non passa dal bye, passa dietro che fai prima, eh?
Vabbè, dopo tutto faremo un bel lavoro, dal momento che io parlo quattro lingue. Oh, la signorina parla quattro lingue, Pongo! Ma che ventriloca che parla questo? Te invece quante lingue parli? Le 700 ne parli. Te la torre dei babbelle te la sei magnata, eh? E poi sintonizza la maglietta che fai riga, ma non vedi che c'è qua. Va bene, comunque facciamo una cosa, mettiamoci seduti al tavolino e facciamo il punto della situazione per quelli che saranno i nostri compiti durante lo svolgimento dell'operazione, sei d'accordo, Picchio? Siccome ci mettiamo a tavola, pensiamo a mangiare qualcosa che a panza piena si ragiona meglio. Sei sempre a pezzo a mangiare, eh? Ma io mangio come un passerò! Siete 400 kg, cippe, cioppe! Dai, forza, preparo io, vai! Un attimo, in 4 ore e 48 vi preparo una... Così, metti tu alla tovaglia che io ci penso al resto, sì. Vai! Sì, c'è il fratello di Gasper, leva sta cosa! Avanti! Molto avanti, vai! Oh, ecco, così! Presto, avanti, che devo andare! Vai, più! Oh, metti un po' più, ecco! Oh, più veloce, dai, anche più avanti! Carica! Oh, benissimo! E mi vedo tutto! Ok! Oh, allora, ecco qua, questo è il primo, questo è il secondo, questo è il quarto, ecco qui. Ammazza, cintura nera di catering, oh. Io vorrei un applauso al nostro Codenzo, che è riuscito a realizzare un banchetto magnifico, meraviglioso in pochi secondi. Grazie. Che profumino, eh? E per festeggiare, ragazzi, per mettere brindo io, visto che sono il capo della banda, ma visto che sono anche un po' stemio, bevo solo un goccetto, va bene? Vai. Lui è mentuccio. Che? Ah, oh, metti poco. Questo è genuino, è genuino, eh. Ragazzi, alla riuscita dell'operazione, vai. Che schifo, ma che è sto vino stato tappo? Oh, faccio io, perché che vabbè, c'è? Vabbè, terapia, è buono, sto scherzando, voglio giocare con tuo cugino, tieni, no, gioca con tuo cugino, tieni. No, tappo, dammi il tappo. Che cosa ci hai preparato di buono, eh? Sentimi. Allora, ho preparato. Per primo, pasta col baccalà. Per secondo, baccalà in umido. Ecco. Poi c'è baccalà che le patate, solo che ho finito le patate, ho fatto baccalà e baccalà. Tanto per cambiare, certo. Poi ho fatto tortino di baccalà. Tutti poi di baccalà, ci sono i fritti di baccalà sul fuoco. Meno male. E poi c'è il baccaroncello. E che? Una specie di limoncello ma fatto col baccalà. Che serve per evitare che il baccalà ti torna su, lo spinge giù direttamente come una salmonata proprio. È tutto in onore a questa nostra gita, diciamo, a Parigi. Che come si dicono i francesi, non lo so, come dicono i francesi gita a Parigi? Gita a pistoc. Come dicono, scusa? Gita a pistoc. Ah, perché tu parli in francese? Gipistoc. E baccalà come si dice in francese? Bancos. Sei sicuro? Bancos. Piatto come si dice in francese? Prox a Bangkok proprio, eh? Così? Te lo pippi il baccalà, non è che te lo mangi, eh? E beh, c'è. E bicchiere? Bix. Senti, cerco un dietologo, ma me lo sono mangiato, invece come si dice? Stroke. Questo da papà scrocca proprio, se mangi. Stroke, e beh, sono soddisfazioni. Lo devi guardare, se no non gli viene. Certo, beh, lo devi guardare, se no non gli viene. Ma abbiamo il francese di casa, eh? Enzo, e come si dice, faremo un ottimo colpo e torneremo a casa con un sacco di soldi? A pasta, guys, stream! Dammi questa cosa in faccia, eh? Tengo con la maschera di vino per parlare con te, vaffanculo, va, vieni! Che cazzo! Stream! Ti ho tirato una cosa in faccia! Come si dice? Come si dice? Ti ho fatto un bidet, come si dice? Pistike. Guarda che roba, vedete. Tutta salute chi? Beh, certo, la trachea, ma fammi dare la trachea in faccia, guarda che roba. Non è la trachea, è la dentiera. Poi stavano con la squadra, è diventata la cosa, eh? Si muove il ponte mobile. È antiaggressione, lui se gli scippi il bordello, ti tira la dentiera in faccia. Pistike. Ti uccide con sorriso proprio, eh? Proprio. Come si dice, pubblico stupendo? Stike. Cioè, che cazzo vanno? Stike, fermi qua, aspetta, ma pure per Dice. Certo, sei inutile che stai a fare. E scopete. Sei all'altezza, no? Vai. Questo che cos'è, scusa? Oh, questo è un dolce, diciamo, per festeggiare la nostra andata a Parigi, è un Mont Blanc. Oh, che in italiano significa branco del baccalà. Certo. Sì. Qual è il dolce prelibato dei francesi? Il? Furibon. Furio tutti i giorni, ho detto, ho già visto che sono andato in Francia, devo portare un bel Furibon. Ma hanno portato New York e Shine, non ho capito il cazzo. Criptologa? Prisco! Dai, con un'altra cosa!
Vengo con la maschera domani, cazzo di, ma fate il bagno, eh? Noi chiediamo più niente. Ma è meglio che non gli chiedi niente, meglio mi dà, eh? Non so se volete chiedere qualcosa a voi. Plick black e pluck black, qua, eh? Vai. Allora, facciamo prendiamo punto del facciamo un punto della situazione. Questo è Parigi. All'interno di Parigi abbiamo il Louvre e dentro al Louvre abbiamo la nostra Gioconda, che in francese si dice Giucca. Che se abbiamo là? La Giucca. La Gioconda. Per cui questa è la Gio, è la Gio, è la G, inizia con G e finisce con onda, è la NASA. Beh, certo. E se ne batte Zaghi, cinturone di parole crociate. Ma il rebus, sì. Non i soldi. La Gioconda! Ah, Gioconda, lo sapevo. Una Gioconda. Volta che ci siamo introdotti all'interno del museo, ci avvicineremo alla Gioconda e poi troveremo ai piedi della Gioconda una guardia giurata che verrà. Dobbiamo intervenire sulla guardia giurata, dobbiamo. Ucciderla. Ma che ucciderla? Vuol dire? Squartarla. Ma che te stessi? Dobbiamo, come dire, annientare. Vedi perché fanno in giro col bignami? Perché ne suggerisce il termine al momento giusto. Bignami. Una volta annientata la guardia, ci impossesseremo della Gioconda e, come dire, l'operazione andrà, come dire, in svolgimento. In svolgimento. Full fight. No, c'è un problema, perché i congegni di allarme sono troppo complicati e partono dal pavimento. E che problema c'è? E che problema c'è? Pavimento, io facevo il maiolicaro. E certo, andiamo con la cariola, con la pala e si portavo via. Che c'ho? Ma da stessi, da bacille. Cazzuola. Bene, una volta presa la Gioconda verrà sostituita da un'altra Gioconda che abbiamo noi, una copia autentica che ha pensato da Audenzio a realizzarla tramite una sua conoscenza del posto. Come si dice conoscenza del posto in francese? Crostic oppure è Alice. Crossic, che cazzo devo dire? Eccola qui, guardi dottoressa, È identica, me è tenuto bene, guardi che classe e che eleganza i nostri meccanici. Macchinissimi proprio, piegate come francobollo proprio. Sta passata pure perché. Sta passata pure perché, a rovescio sempre perché tante decoccia, vabbè. Oh, allora noi siamo pronti, va bene? Come si dice identica a quell'altra? Come si dice identica a quell'altra in francese? Itan Stoes. E che vuoi chiedere qualcosa a francese? Ida Stoes. Continua che fa, continua. Allora, perché li chiamano Godzilla poi? Non ho capito. Perché c'è orgoglio. Cioè io pensavo che era il marsupio che ti sarà incazzato a mettere. Allora, Godzilla guiderà la nostra dovettura. Noi siamo pronti a intervenire nella tua Gioconda, se uscire nel Gioconda usciremo fuori. Tu, oltre che parlare benissimo il francese, che cosa sai fare? Allora non la c'era. Allora ti alzerai in piedi e farai il nostro palo. Mi raccomando, devi essere bello, dritto, preciso. Non come la torre di Pisa, la torre Eiffel, va bene? Perfetto, bene, allora siamo pronti, possiamo partire? Sì. Come dire, tutti per uno, tutti per Totti, eh? Tutti per uno, tutti per Totti. Buonasera, sei tornato, bravo. Quando partorisci il cucciolo me lo regali, hai capito il lupacchiotto? Svegliere, va. Signori, si parte, metti in moto la macchina, fate un altro baccalà. Va bene. Al buio proprio, vai! Pronti? Vai! Perché ti sei messo occhiali? È perché sole basso mi dà fastidio. Certo, ci mancherebbe altro, vai! Pronti? Vai! Vai, si parte, vai, vai! Vai, vai! Vai, ma come fai a guidare che ci arrivi? Tu non ti preoccupa. E chi si preoccupa? Ah, perché poi ci arrivi meglio. E ci arrivo meglio, sì. Certo, vabbè, parti, va, dai! Vai! Vai! Che? Non parte, spingi. Ecco, te pareva. Naccia la miseria, dai. Io, vai. Spingi. Vai. È partita. Corri, Parigi. Curva a destra. Curva a sinistra. Ma va un po' più piano! Non ho messo ancora la seconda! Acci tua! Mami! La polizia è abbassata! Ma ho detto abbassi! Sono già abbassato! Oddio! Frena il gatto nero! Frena! Miau! Che? Miau! Che?
Ma che è? Chiama esorcista, che è? Ma che è? Miau! L'hai ammazzato! Ma chi se ne frega? Oddio! Frena, c'è il semaforo rosso, frena! Pulisco vetro! Pure qua non per cazzo e vattene! Vai! Oddio! Che è successo? Bugato! Ma che hai? Perché sei così? Che è successo? Che... Aspetta così che qui. Vai. Dì. Ma c'ho paura. Aspetta così che dobbiamo stare un po' qui al buio. No, perché è arrivata la notte, Senti. Che devo sentire? Come? Chi? Che? Ma c'ho paura. Ecco, vai, che c'è? Che è successo? Ma dove sono andati gli altri? Io ho paura. Ma che c'hai? Sei tutto agitato qua. Ma io non sono solo piccolo fuori, sono piccolo anche dentro. Ho capito, sei piccolo anche dentro. La colpa è la tua, scusa, perché tu che cosa hai fatto? Non ti sei portato alla ruota di scorta, no? Ecco, e allora noi adesso siamo qui costretti ad aspettare che... Chi è? Chi è? Che gli altri sono andati a comprare la ruota? Niente, no, che c'ho paura io, guardami che c'ho paura io. Vai avanti, che c'ho paura. Ah, sai, c'ho un'idea. Sai che facciamo? Noi ci addormentiamo, così passa la notte e non abbiamo tutti queste paure e sti incubi. Ci addormentiamo, domattina arrivano tutti e poi partiamo per Parigi. Ma io non sono abituato a dormire così. Mia mamma mi raccontava sempre una favoletta prima di dormire. Vuoi la favoletta? E te la racconto io la favoletta. Che problema c'è? Ne conosco tante. Aspetta, fammi pensare. La sai? Bianca Neve e Sette Nani? Ah, so. Avate Ognomo? Pure. Pollicino? Me sta sul cazzo. Vabbè, allora te la racconto una io, me la invento, va bene? Oh, sai che facciamo? L'ambiente qua, ecco, c'era una volta in uno stagno come questo, una roccia come questa, che era uno scoglio, ecco, era uno scoglio buio, dove c'era un essere fantastico, strano, che tutto il giorno chiamava. Voglio un bacio. Chicca, è inutile che ridi, perché alla fine dello spettacolo torna normale, per te il risultato cambia. Voglio un bacio. Voglio un bacio. Io sono un principe arabo, ultimo superstite della famiglia. Alla comassa per sempre. Alla. Gli altri componenti della mia famiglia sono morti tutti soffocati mentre pronunciavano il cognome. Gli esaccarto c'è la lingua. Voglio un bacio. Voglio un bacio. Sono divenuto rospo a causa di un maleficio che mi è stato inflitto dal mago Hotelma. Lo incontrai in discoteca e gli dissi: a Boldin, dove cazzo mi avessi da Barbie? È stato un attimo, eccomi qua, rospo. E soltanto un bacio ad una bella principessa potrà farmi ritornare quello che era una volta il principe arabo. Allagama! È meglio che non mi arrischio qua. Voglio un bacio. Voglio un bacio. Madonna che dè? Madonna che dè? Madonna che bella! Fammi dare una lucidatina, visto mai accadesse qualcosa, ho detto bene a latino, che ne puoi sapere?
piano piano, dai. Eccomi qua. Chi sei? Oh? Sono il genio della lampada, comanda mio padrone ed esaudirò tre i due sedili. Ma non si vede che sono un genio? Chi sei? Un genio, non la vedi? Sono conturbante. Sei Fino Mario Fei? Fai cercare l'elefantino che ha smarito mamma? Ma no signore, sono il genio della lampada, t'ho detto, comanda mio padrone, dirò tre tuoi desideri. Ma chi me lo dice che sei un genio, eh? Chiedi e sarai esaudito. 3 per 3? 9. Ammazza, sei proprio un genio, eh? Eh sì, ma Monte si è bruciato uno dei 3 desideri, te ne rimangono 2. 3 per 3 faceva parte dei 3 desideri? Sì, Monte rimane 1. Ma come 1? Ma chi mi ha mannato questo? Mi ha mandato il capo di non frega niente, genio. Genuccio, tu sei servato, eh? Perché non mi fai diventare quello che era una volta bello, nobile, ricco, cioè, fammi una botta di principe, va. Oh, io sono un genio, mica San Gennaro. Vabbè, ci proviamo, vado, Vado, parola magica, Guarda qua, guarda che ti ho fatto, sfumatura bassa, sfumatura alta, guarda qua il risultato, tiè. E che è questo chi è? Come chi è? Vedo rospo con l'occhio di favore, chi è? No, quella è la tiroide, però. Ma chi è? Tu sei il principe dei rospi. Che non ho capito, io... Sono 5 anni che giaccio su questo scoglio, tant'è vero che c'è pago l'ICI, a te ti ho fatto uscire da questa lampada dove giacevi da oltre 20.000 anni... E tu mi hai fatto diventare sì principe! Ma dei rospi! Ma sei proprio un genio, eh? Beh. Genio! Che c'è? Me lo daresti un supplemento a questi 3 desideri? Un 4° desiderio? Vabbè, dimmi, vai! Genio! Che c'è? Geniuccio! Che c'è? Vieni qui! Sì? Ma fattene affanculo! Voglio un bacio! Desiderio in ordine, vado! Voglio un bacio, principessina Rustai! Perché non mi viene a dare un bacio, bella principessina? Mazza famiglia di Superman, che famiglia unita, oh. Lui non è potuto andare e ha mandato il nonno, che spettacolo proprio. Voglio, rieccolo. Gira e te l'hanno la maglia rosa, eh? Ti sei perso! Ti sei perso, tu mi sai che la criptonite è la pippi! Voglio un bacio! Voglio un bacio! Voglio un bacio! Aggio principessina Rustai, perché non mi viene da un bacio? Aggio bella principessina! Voglio un bacio! Voglio un bacio! Aspetta un attimo, leva. Scusa un attimo. Che? Mamma mia. Ma che? Senti che puzza. Madonna, ma che? Ma senti. Ma leva sta cosa da sotto al naso, ma che? Plastica, senti. Ma quale plastica? L'ha frullato di chiappa, leva sta cosa. Mamma mia, ma senti. Ma che? All'appa proprio, vedi? All'appa, ma che? Ma la metto su, è uguale, no? Ma guarda, era sufficiente solo se ti mettevi il lastichetto, tanta differenza, sapete? Eccomi qua! Avresti risparmiato 30 euro di maschera, eh? Tanta! Eccomi qua! E tu chi sei? Ma come chi sono? Non mi riconosci, sono famosissimo, esco pure nel cinema, sono Shrek l'orco! Chi sei, Stretch? Shrek l'orco, ma più famoso di me è mio zio che è sulla bocca di tutti! E lo setto? Ma no, viene chiamato sempre, è l'orco zio, orco zio, questa orco battuta. Zio da qua, orco zio. Bella, ti piace? Tu hai fatto questa 2 ore in piedi per sentire questa stronzata. Aspetta, perché ce n'ho un'altra. Io ti ho preso a serciate dopo ti ho preso qua. Ce n'ho un'altra. Aspetta, ti dai alzanza, aspetta un attimo, dimmi. Lo sai perché non c'è questa sera mio zio qui? Inizia a fare qualche allenamento col peso del sassino? No. Perché a cena con tuo zio. Prepara il lancio, e chi è mio zio? Giovanni Rana. Ti dai a sto sercio, chicco. Voglio un bacio. E fammi la risata, sei triste però, sei triste. Ma come puoi pretendere che io possa parlare se sono un preda alla disperazione? Che soltanto un bacio di una bella fanciulla potrà farvi ritornare quello che era una volta il principe. Vabbè, ma infatti io una domanda te la devo fare. Tu sei nato sullo scoglio o sei scoglio nato? È diverso. Ma tu sei stronzo così o sta a fare una cura, eh?
Ma qual è il tuo problema? Io ti volevo aiutare, ti faccio baciare dalla mia principessa Fiona. Cioè tu saresti disposto a farmi baciare dalla tua principessa? Mia moglie. Ma non sei geloso? Sì, ma noi orchi siamo così. Cornuti? Cornuti, generosi, generosi. Allora ti prego, ti imploro, ti supplico, falla correre al mio cospetto e fammi dare un bel bacetto a questo rospetto che una volta trasformato in principe saprà come ricompensarti e ti ricoprirò d'oro. Fiona è una... Ma come si chiama? Come si chiama? Fiona. Fiona, stella caduta dal cielo. Bravo. Ma com'è bella. Mica sei bella Fiona. È affascinante. Mica sei affascinante. E allora ti prego, ti imploro, chiamala, senti. Una volta che arriva, chiama e mi voglio voltare per assaporare il suo fascino. Con molta, sì, me la voglio godere piano piano. Te la chiamo? Ti prego, chiamala. Ma sei con la lingua? No, con lo schiocco. Vabbè, schiocco, pezzetto di lingua. No, senza lingua. Vabbè, chiamala. Vabbè, io la chiamo, Ti prego, chiamala. Sei Fiona! Pronto? Sì, Fiona! Sì. Chiamami quando arriva, Ciao, ciao, ciao. Fiona! Cala. È arrivata? È arrivata? Sì. Mi posso voltare? Voltati. Mi voltare? Voltare. Voltare, sì. Pianta mamma la schiena, voltare. Ma dove sta? Guarda che non è arrivata, chiamalo. Ma come no? Sì, ma ti dico che non è arrivata. Sì, sì, sì. Oh, io mi sono voltato, ma non ci sta. Non c'è? Ma no, ma perché tu guardi... Ti dico che non c'è. Guardi in maniera superficiale, guarda in basso. Ma io guardo pure in basso, ma se ti dico che non c'è, ti dico che... Bella fregna, Ma proprio una bella ragazza, Sono contento. Complimenti, guarda che roba, se gli fai un buco in pancia si è fatta la lavatrice, Sono contento che ti piace. Bella. Guarda che belli lineamenti. Che lineamenti belli. Guarda che pelle vellutata, pelle di pesca. Pelle di pesca proprio. Di pesca, sì. Di pesca proprio, di pesca a sera. Proprio bella, guarda che. Poi con queste tenne, che sta a certe volte per vederla questa qua? No, perché guarda, è tutta una mossetta. Guarda quella boccuccia. Guarda che boccuccia, guarda come riccia il naso. Questa riccia. È proprio da riccia, gli manca la carota col limone, guarda che roba, è bella, È proprio bella, guarda i braccini. Guarda che carina, guarda, c'è un dente solo, l'altro sono nel magnafoni, vero? Certo. Guarda il rossetto che c'ha fa. Ha tu belle gambe, complimenti, bella. Se il fila dentato rigatoni sembra che si è fatti i pantaloni che pensi, Si è fa proprio bello. Guarda il rossetto che fa pandan con i capelli. Fa pandan con i capelli. Guarda che braccine belle. Questi sono braccine? Sì. Pensavo che erano Echele. Bella, proprio bella. Ti piace, Proprio una bella gnoccardona, Guarda, guarda, mangiato da poco, lascia stare. Guarda che fiore. È un fiore, quello è un fiore, lo conosco, io sono intenditore, vivo da anni nella palude. Quello è un fiore che cresce solo sulle piante grasse. È strano che veramente è cresciuto su sto barattolo di miele proprio. Che bella che è. Che spettacolo. Sono contento che ti piace, roscia naturale. Se mi sarà supposta a metà per sentirsi più alta, vero? È roscia naturale. Con l'unghia dell'aluce che c'è fa la visiera, vero? Guarda che roba, guarda. Poi guarda che pelle liscia, sai che non c'è neanche una ruga, perché gli ho comprato pure la pomata per le rughe. Gli hai preso. Pure mia nonna l'ha usato, sai? Davvero? Certo, è così potente che gli è sparita pure la riga del culo, guarda, una cosa spettacolare. C'ha monochiappa, ma pure lei c'ha una chiappa sola, Si vede, guarda. Però larga, ce l'ha larga. Sì, si può stare un po' a dieta, però. Certo, di solito è magnato, guarda, che roba, tieni. E Regisena quanto porta? A retromarcia, mi sa, Di solito è un po' più formosa. Che zine stanno a ferie, vero, signori? Guarda che bella, guarda che roba, che spettacolo. È rossa naturale, ti sembra il Lilli Gruber? Sì, solo che si è magnata la scrivania piccoletta, guarda che roba. Che bella, Come hai detto tu che era una stella? Una stella caduta dal cielo, sì. Peccato che è caduta le facce, guarda che cazzo si è fatta, No, quello perché si è insaccata un po', però è bella. Certo. Amore! Mamma mia, non la posso guardare perché. Ecco, no, guarda che è meglio, guarda. Lo sai che ho dovuto ammazzare il drago per averla? Ma io ti assicuro che si è ammazzato il drago da solo quando l'ha vista, guarda che. Puffetta, amore mio, lo sai che Ma non contento, si è data pure fuoco da solo, guarda. Amore, sì. Puffetta, la chiamo la mia puffetta. Certo, Gargamella quando la pizza è andata a lavorare con i Simpson, lo dico io, guarda. Guarda che roba,
proprio bella, proprio bella, bella, bella. Ma io poi sono orgoglioso. Se gli vai a fare una caricatura la ricopiano, eh? Sì. Pensa che sono orgoglioso io poi. Orgoglio. Non trovi un'altra così, eh? No, non si trova. Guardate te, lo sembra una punta senza targa, te, eh? Amore, passerotto. Sì, mandria dei passeri proprio. Ti abbiamo tanto aspettato. Lui. Eccomi caro, sono arrivata. Ma che è, la società testale? No, è che straniera, arriva direttamente da Copenaghen. Si è fatta a piedi, sono consumate le gambe, guarda che roba, tira. C'è il rollerboard a posto dei piedi, eh? Ma a me certe volte mi sembra proprio di vedere che c'ha la pinna, per quanto è sirena. Sirenettissima, poi c'ha la pinna, c'ha proprio la pinna questa, no? C'ha la pinna però. C'ha la pinna. Fai una sirena, fai sentire come fa la sirena, fai sentire. Delfino curioso. Senti come canta, senti, canta un po'. Canta un po'? Che è questa? Antifurto? Ma da sette notte porti la magna macchina per risparmiare i soldi da antifurto, eh? No, perché lei... Che? Canta lirico. Oh! Canta lirico, perché è mezzo soprano. È mezzo totalmente soprano, proprio. Che prende bello. Solo le note basse, proprio, eh? Tutte, fai una nota bassa. Beh. Questa è una bassa ammalata, questa è ricoverata. Si sta chinando. Questa è una bassa alla pecorina, ma è classica, sì. No, no. È da presepe questa, da prende le note basse. Le prende tutte poi, prende questa basse, è la sua terra, prende credo, basse, sì. Guarda che bello. Lo sai che quando l'ha sentita Ulisse ha naufragato? Sì, e Polifemo ha chiuso un occhio, eh. Che bello, amore bella, mio, bella, sì. Sirenetta del mio cuore. Uccioletta di casa, sembra proprio. Sembra un po' Ariel. Sembra una mandra di Ariel, proprio una colica. Una cosa sola devo dire però, sì. A differenza di Ariel, una confidenza, sì. Fiona a letto è un vulcano. Ah, è calda, è calda? No, rotta e scureggia tutta la notte. Bello, soddisfazione, diciamo che se dalle Ariel, sì. È proprio uno stromboli. È uno strombolone proprio. Strombolina. Stromboletto proprio. Che hai fatto amore, ti vedo sofferente. Amore, per venire da te sono inciampata su una buccia di cocomero. Avranno scambiato per il giocatore del Suburio, Ma tesoro, potevi prendere il ciuchino che è tanto buono. Di mamme? Certo, si è mangiato, dietro. Quei zoccoli che ha fatto, la scarpetta, che? Certo. La crepe, si è mangiata la crepe, una crepe. La crepe, si è mangiata la crepe. Crepe. Rischi che crepa proprio, Guarda qualche giorno forza mangiare la crepe, crepi proprio, Ma guarda che bisù. Guarda che bidè proprio, che bidè, che no, bidè. No, bisù, è francese. È uguale, francese. Beh, bidè italiano, uguale, che cazzo cambia, altre robe, dietro. Manco una doppia punta già, niente, c'ha tutte punte storte proprio, guarda che roba. Tesoro, ecco. Guarda che piedini, guarda i piedini. Ah, sono i piedini questi? Sì. Carini? Pensavo che erano le vongole, pensa un po' io qua. Sono piedini così. Istantanei. Sono piedini, certo, sì. Amore. Ti abbiamo tanto atteso qui. Lui. Perché adesso io sto ti spiego. No, fammi spiegare. Sai? Sì. È veramente, guarda che orca, che occhio da orca. D'orca proprio, Orca assassina. Guarda che era tocchetta, avevi tenuto a letto, ti viene infarto, grazie che assassino. Allora, dicevo tesoro, sì. Questo signore qui che sembra un rospo, sembro... in realtà è un principe, sì. E grazie a un tuo bacio, questo rospo potrebbe diventare di nuovo una volta il principe arabo, giusto? Sì, io no. Come no? Quale rospo? Signori scusi, io non sono rospo, io sono nato proprio rospo e voglio morire rospo, quale principe no? Io sto bene così, anzi le consiglio pure di ritornare a casa prima che cresce l'erba, se no c'è difficoltà a trovare la strada di casa, sia tranquilla, serena e non si preoccupi, grazie ancora per la sua gentile disponibilità. Testa alta, avesse da qualche capoggiata, qualche sorcio, ma se fa pure male in fronte, No, grazie, È questione di timidezza. Scusa, ero distratto, Sì. È questione di timidezza. No, è questione di coraggio, ma no, vedi che dai, Gesù. Ma è per la principessa, ma per me ha portato un comodino nel 700, dai, Gesù. Sì, ma guarda che frangetta tira baci che c'ha. Ti tira proprio i baci perché ne ha tocchi, grazie a cazzo. Capionda ti tira i baci. Comunque questo. Tu non sei il rospo se fa baciare. Io no. Come non sei il rospo? Sei tondo, sei tutto verde, chi sei? Una caccola. Vabbè, dai un bel bacio che ce ne andiamo che è tardi, vai. Che vuoi che gli do un bacino o me lo trombo? Ecco, lo vedi, me lo trombo, come si è affullato d'ormoni, lascia sta. È una orca, lascia sta, no? Non sai che ti perdi una notte di sesso e champagne. Signore, io preferisco Pippo e Tavernello, ma resta sullo scoglio, guarda. Non se picci, non prende iniziative, la ringrazio, buonanotte, chiudo che fa corrente, guarda. Amore, chi non ti ama non ti merita. Io. Va bene, amore, mi preparo per te, col perizoma leopardato e le calze a rete. Stasera per cena c'hai la soppressata, Ciao. Ciao piccola. Ciao. Guarda che spettacolo, ti è, Sembra un barattolo di miele, Vabbè. Mi preparo per te. Perizoma leopardato, ma ce l'hai ricordo.
Ti sei perso un'occasione, perché io e Fiona siamo gli unici nobili della palude. Cioè, mi stai dicendo che anche tu sei nobile? Eh certo. Ma allora scusa, che problema c'è? Ma dammelo te un bacetto, ma che te vergogni, così io saprò come ricompensarti e ti ricoprirò d'oro. No, non è possibile. Perché? Cioè, a me interessa pure essere coperto d'oro, però non ti posso baciare, perché se mi vede qualcuno che ti bacio, che figura faccio? Scusa Luca, che figura fai? Che te vergogni di baciamo a me? Beh, stai insieme a una supplica e braccia, te vergogni di baciamo a me? C'è un coraggio, c'è una soluzione. No, sai perché? Quella è gelosa, mi dai i calci sui stinchi. Sì, le capocciate sulle ginocchia, ma dammi un bacio. Facciamo una cosa, io te lo do il bacio, ma al buio. Facciamolo al buio. Anche se passa qualcuno, facciamolo al buio. Vede, al buio. Allora, quando cala la notte, quando cala io la notte, ti bacio e tu mi ricopri d'oro. Sì. Sembra facile ragazzi, viene bene. È proprio vero. La mater bene. Ci si rimette sempre. Voglio un bacio. Voglio un bacio. Godzilla, ti è piaciuta la favola, eh? Hai visto come finisce? Un po' strano. Oh, ragazzi, ma dove siete? Ma che mi avete lasciato solo? Io ho paura. Godzilla, ma dove sei? Esci dal fungo, dove sei? Ma che si parli da solo? Te vuoi spiegare che ho cambiato la ruota della macchina? Dai che dobbiamo ripartire, su! Che è tardi! Ce la faccio più, da piagna. Sono più di 5 giorni che stiamo chiusi dentro sto barattolo di macchina. Un altro giro e ce l'hanno la maglia rosa. Ma mica è colpa mia, è del navigatore. L'unico navigatore che colpi da sonno c'ha la teo. Ma andà a comprare, una casa di riposo. Si avvisano i signori visitatori del Louvre che tra 30 minuti il museo chiuderà. Si prega di affrettare le visite. Grazie. Gaudenzo, seguimi. Siamo entrati nel museo del Louvre. Dobbiamo effettuare il sopralluogo. Se tutto a posto, lo comunicheremo alla criptologa. Mettiti qualche cosa per non farti riconoscere, che ci sono le videocamere. Vieni, seguimi, seguimi. Vai, entra. Ecco. Andiamo. Oh, Gallini. Caudenzio, spriga dietro, guarda che spettacolo, siamo all'interno del Louvre, qualcosa di spettacolare, guarda che cosa ci sta, guarda che quadri, guarda che aspetta, spada, vieni, corri! Mi metto un paio di occhiali così non mi riconosco, ma non li trovo gli occhiali. Vabbè, ma che te frega, allora, se vuoi evitare di farti riconoscere, metti la prima cosa che trovi, guarda che roba. Vabbè. Guarda che quadri, ma sono meravigliosi, oh. Sono bellissimi, guarda. Ma ti rendi conto, siamo nel Louvre, qui c'è la storia. Guarda, guarda che roba, eh. Oddio! Ma che te sei messa? Un bacille! Beh, stavo in Francia, sto a fa Varenne. Ah, sei a fa Varenne? E se andiamo a fare la pena in Germania, che te messevi da Wuster, eh? Levate sto coso, forse. Te volevo far riconoscere. Te volevo far riconoscere. Ma te chi te vuole riconosce? Oh, eccoci qua, guarda, finalmente guarda, a Lourdes. Ma te se vai a Lourdes, se trovi chiuso, te lo dico io. Va bene? Ecco. E mo guarda come che fa? Roba, guarda, adesso che facciamo? Te l'ho detto, trova una talpa, trova qualcuno che ce la dice dove sta la Gioconda e te invece te ne sei fregato, certo. Ma no, certo. Ma scusa, se serviva la talpa me lo devi dire, portavo so quello che sta nel magazzino del babbo. Le talpe non so i topi, le talpe è gente che sta infiltrata e ti suggerisce dove stanno determinate cose. Hai capito o no? Infiltrazioni. Oh, bravo. C'è infiltrazioni. Che è? C'è gente, zitto. Che è? C'è gente, zitto, zitto. Che è? C'è gente, zitto. Belfagor, chi è? Chi è? Presino, presino, qui venite a uscire sul Louvre. Eh? T'ha detto? Ci penso io che parlo di lingue. Pisci, pisci, ho capito, guardi, non c'è problema, io la ringrazio per la gentile disponibilità. Se cerca Gatto Silvestro sta all'altro reparto, mi saluti anche Ditti, noi andiamo perché ci abbiamo da fare. Sì, dobbiamo cercare la Gioconda, non si preoccupi. Senti, andiamo, dai, no, facciamo tardi. Ma scusi, ma io posso darvi una mano, io? Ma posso darvi una mano? Che significa può darci una posso mano? Posso darvi una mano, io? Perché? Ma come perché? Perché io sono il direttore del Museo del Louvre. Sì. Oddio! Questo è chi è? Oddio! Ma che è? Che è? Se balla, che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ho messo... Ho messo la vibrazione alla suoneria. E il telefono. Ho messo la vibrazione alla suoneria, capito? Ho capito. Pronto?
Dove amore? Te cozze, amore? Deve essere parente di Jean-Luc. Scusate, parlo un po' forte perché mia moglie è un po' sciolta. Ah beh, che bella coppia proprio, Sì, ti preoccupate se te sputa che ti allunga la consumazione, Non posso. Pensa ai figli. I figli? No. Avranno buttati, guarda non che roba, cioè. Non può. Ma messo il gel sui capelli, da lontano. Sì, vabbè, scusate, il cozzo chiamo. Ciao amore, ciao. Il cozzo del lupo. Sì, Cozzaus. Sera. Buonasera, buonasera, sono il direttore del museo di Lupo. Abbiamo capito, complimenti. E voi chi siete? Ah, io siamo, sono il braccio e lui la mente. No, volevo dire che io sono il dottor la mente e lui è il signor braccio, sì. Quindi lei è un dottore, lei è professore. Io sono professore, sì. E quindi insegno, sì, classe, eleganza, bonton, certo. A testa, da cazzo, al piede e cultura generale. Ah, cultura. Sì. E da dove venite voi? Regina Ceri. Ma quale testa ci nota? Regina Ceri, sento dalla regina delle capitali. È la Roma, veniamo da Roma. Il gabbio. Ma quale gabbio? Abbiamo messo nel feriale perché a causa dei ladri. Per venire, è meglio che tu stai zitto. Bene, noi allora, mi trovo, come dire, la saluto, la ringrazio. E guardi, scusi, ma io fra 5 minuti il museo deve chiudere, quindi dovete uscire. Dobbiamo uscire, ha detto che pezzo che dobbiamo uscire, si uscire. Senta, ma scusi, sì. Non è che poi stanotte ruba il giocondo a 2 del Roma, no? Ci sto io! Allora, che problema c'è? C'è lui, andiamo, no? Abbiamo, sì, arrivederci, grazie ancora, noi ci avviciniamo all'uscita, sì, la ringraziamo. Prendo il casco perché mi sono comprata la moda a capannella, allora mi hanno dato sto casco appropriato a forma di cavallo. La ringrazio, attenzione al ferro. Siete i signori dei visitatori che il museo del Louvre è chiuso. Vi preghiamo di aspettare all'uscita. Tra pochi secondi verranno attivati i sistemi di allarme. Grazie. Allarme inserito. Finalmente sono dentro al museo. Tutto merito mio se abbiamo disattivato gli allarmi. Ma dove state? Momento! Dove state? Così qua tutto sotto controllo. Stavamo cercando gli allarmi, sì, a posto. Ho perso la testa di cavallo. Tutto a posto, ho perso la testa di cavallo, tanto c'è la sua, come se fosse quella di cavallo, mi dispiace per cavallo, guardi, sì. Ecco. Tutto sotto controllo, guardi, sì. Io vado a controllare. Come ha fatto a entrare? Merito del mio lettore codice a barre. C'è il codice dentro a barre, state zitto, grazie a me. Ma dottoressa, mi avrebbe dovuto fare riferimento a me, io sono il mago dei scassinatori. Passiamo a zampare porco, è un attimo. Ho portata, la portata le lenticchie, ma sì, la zappa da porca mi porti al pelere porco! Al cervello ce l'hai! Bene, dottoressa, io vorrei organizzarci così facciamo prima. Sì, io vado a controllare il sì, perfetto, mi raccomando. Dai. Sì. Forza. No, nell'arte da quella parte. Vai a prendere il primo. Sta tornando il direttore! Chi è? Sta tornando il direttore! Giù, facciamo finta di essere costato, vai giù! Mannaggia! Ma dove l'ho messo? Mi perdo le cose così, mi perdo io! Dove sta? Ah! Eccolo! Costo d'empaccio! Oddio! Oddio! Ma che c'entra mio fratello, l'ombrello? Sì, amore, sto arrivando. Va bene. Ciao, amore. Sì, ciao. Ma che state a fare? Ma che sta a fare, Zuzzu? Spegni, eh? Ma vi sembra questo il momento di fare ste cose? Ma ti sembra questo il momento di fare ste cose? Allora la chiami stato, Come allora, dottoressa? Sì. Ecco, andate a prendere la Gioconda. Sì. Ok, io vado a controllare la perfetto, situazione. Sprigati, forza, sbrigati la Gioconda. Sbrigati, dai. Ecco l'altra parte, sbrigati, forza. Un attimo. Hai fatto? Sto al bagno. Ci vanno 5 minuti per prendere la Gioconda, sbrigate, no? E mi scappava. Ma che te scherfello ti scappa a te, hai fatto? Dai, forza, dai. Che stai facendo adesso? C'è nessuno. Ma questo che? La particella di sodio. Tu mi fai solo la particella di stronzo, te lo dico io, guarda. Ecco la Gioconda. Che cazzo, Gioconda? Questa è la storia, cosa? Miliardi, miliardi. Il francese dice Jones. Ma vengi qua.
Joss. Tox. Eccolo. E cala. Joss per terzo. Me cascata. Guarda, 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 guarda che c'è scritto qua. Ci sono delle iscrizioni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Di da Joss. Tieni qua, tieni qua. Che? Chi è? Oh. Guarda, questo potrebbe essere il codice, oh. Diamo una letta, proviamo. Sta scritta sul codice da Vinci. Qui c'è scritto 1/2 righe, potrebbe essere tra la prima e la seconda riga. Poi c'è scritto 4 UO. Potrebbe essere 4 uomini, forse 4 state. Dici? Sì, poi L di colonne. E L là dietro la colonna. Pippec, Pippec tu peccatore. E oh! E peccatore. Peccatore. Ecco, sì. Ma no. Potrebbe essere, ma no, sì, scusa, stavo iniziando, ma questo vuol dire tutt'altro, scusa. Come tutt'altro, perché? Ma sì, perché forse 1/2 righe vuol dire mezzo chilo di rigatori. Beh. 4 uova, 4 uova, lardo di colonnato, lardo di colonna, pippec e pepe pecorino. Ma sei proprio un imbecille, ma te pare che il codice da Vinci è una ricetta della carbonara? Da un bravo fatti i miardi con una ricetta, ma chi è? Vabbè, che secondo fa, guarda la clerici perché non fa. Certo, ma come Vissani, no? Imbecille, che c'è scritto qua sotto? Che c'è scritto? Che c'è scritto? Calice Santo Graal. Siamo in possesso del codice da Vinci, siamo ricchi adesso, lo porto a palle secche, questo faceva 500.000 euro e noi siamo ricchi. Scusa, se abbiamo capito pure com'è il codice, che ci frega di palle secche? Ma gli impegni sono gli impegni, sono un professionista, li mantengo, va bene? Andiamo. Qual è la parte mia? Qual è la parte? Poi ti dico, te sei preoccupato. L'avete presa? Sì, dottoressa, abbiamo a mano la Gioconda. Adesso estrapoleremo il codice, grazie alla sua professionalità. La consegnerò a Pallesic e questo ci darà i soldi. Datemi la Gioconda. Oh. Che significa pistola? Che è successo? Che ha fatto? Perché? Poi io la Gioconda non te la posso dare, perché la devo dare a Pallesic. Io ho l'impegno da mantenere, va bene? Oh. Ma non l'avete ancora capito che palle secche sono io? Ma te l'avevi sentito che c'è la voce della donna a telefono? Ecco perché mi parla. No, so io, c'è palle secche, palle secchette. Basta chiacchiere in ginocchio, per voi è finita. Perché è finita? Perché? Ma come ho fatto di male? Questo è il ringraziamento che l'abbiamo portata qua. Ho capito che lei ci ha finanziato i soldi, ma allora c'era un motivo. Lei si è approfittata della nostra buona volontà, della nostra buona fede. Che abbiamo fatto di male? Perché? A nascita fatto, proprio a nascere, proprio a prescindere. Perché? Perché mi servivano due cretini da fare arrestare. E li hai trovati poi, li hai trovati? Ma che dici, li ha trovati, imbecille, la colpa è la tua. Perché sei un idiota, capito? La polizia, come polizia. Quello che sei, Luigi, sei un idiota. Come avete visto, dietro ogni quadro c'è una storia che alimenta il suo mistero. Stasera vi svelo una grande verità. Volete sapere perché sorrido? Ma come si fa a non ridere con Gianluigi Del Forno? Enzo Dettole! Mario Zarelli! Veronica Corsi, Mariano D'Angelo, Enzo Salvi. Grazie. Enzo Dettole, Veronica Corsi, Mario Zarelli, Gianluigi Del Forno. Ringraziamo la produzione di Gianni Marsili, tutti i nostri collaboratori, il bravissimo datore delle luci, un applauso. Il nostro eccezionale fonico, un altro applauso a tutti i nostri collaboratori. Poi ringraziamo gli organizzatori che ci hanno offerto questa splendida serata qui sotto le stelle, dico bene? Come no, hai visto che fa anche meno freddo adesso, anche siamo freddo, scaldati, però, sì. Bene, noi ci congediamo da voi dedicandovi l'ultimo caloroso applauso, ricordandovi che se ridere fa bene. Ringrazio Bruno da Vallinfreda, il mio amico Virgilio, che abbiamo affrontato insieme il matrimonio alle Bahamas, che sta qui, ti richiamo un applauso. E il 16 novembre saremo puntuali al cinema. Vi consiglio di andare a vedere, che è un film veramente esilarante. Bene, come dicevo, ci congediamo da voi dedicandovi l'ultimo caloroso applauso e ricordandovi che se ridere fa bene, noi saremo sempre la vostra cura. Grazie e buonanotte. Buonanotte. Vai.
volendo. Ancora qua romper cazzo. Delicatissimo. Schumachers. Schumachers. Grazie, grazie, ringraziamo anche grazie la provincia di Roma che ci ha, diciamo, dato il patrocinio. Agli organizzatori, grazie. Ermino Latini, il consigliere provinciale, che grazie ancora. È stato il, come dire, il promotore. Il promotore di questa splendida serata. Serata. Grazie, grazie a tutti. Grazie ancora, vuoi salutare? Buon proseguimento. Quando passa Ricci il cucciolo glielo regali? Vai, andiamo piccolo. Buonanotte, grazie. Ci avete scaldato, grazie. Grazie. Thank you.